Molte delle invenzioni che costituiscono la nostra civiltà tecnologica dipendono da una fondamentale relazione tra moto e due proprietà base della materia. La corrente elettrica produce luce e calore, ma è di gran lunga più importante sfruttarla per ottenere il moto. Per vedere come l'elettricità produce il moto, dobbiamo paragonare certe forze, quelle esercitate da cariche elettriche e quelle esercitate dai magneti. I poli nord e sud di un magnete sono i punti di concentrazione del campo magnetico che lo circonda. Un campo in genere è rappresentato come questo, in due dimensioni, ma esso in realtà esiste tridimensionalmente nello spazio che sta intorno al magnete. Come risultato dell'interazione dei campi attorno ai magneti, uno di questi può essere usato per metterne in movimento un altro, attraendolo quando i poli vicini sono opposti, respingendolo quando essi sono uguali. Anche una corrente elettrica può produrre un campo magnetico. Una corrente elettrica che scorre attraverso un filo metallico è in realtà un flusso costante di elettroni, piccole unità di carica. Questa corrente genera un campo magnetico intorno a sé. Quando si ferma, il campo scompare. Quando ricomincia a passare di nuovo, il campo riappare. Due campi magnetici in interazione possono produrre il movimento. I campi magnetici che circondano i magneti e i fili metallici in cui sta passando la corrente elettrica sono prodotti in modo diverso. All'interno del filo, mentre la corrente scorre, gli elettroni sono spinti da un atomo all'altro. Ogni elettrone in movimento genera un piccolo campo che si diffonde intorno ad esso. Se un numero sufficiente di campi si forma intorno agli elettroni corrispondenti, essi confluiscono in un campo più vasto intorno a tutto il filo. Un campo simile circonda un magnete. Anch'esso proviene da cariche in movimento, anche se il magnete non sta conducendo una corrente. Ecco cosa succede. Ordinariamente, quando gli elettroni si muovono intorno al nucleo di un atomo, i campi che essi creano tendono a vagare in ogni direzione e a neutralizzarsi l'un l'altro. Ma dagli atomi di certe sostanze magnetiche, un po' di questi campi emergono. Questi possono riunirsi a formare un campo più grande intorno all'intero magnete. Questo campo magnetico è uguale a quello prodotto in un filo di metallo quando una corrente passa attraverso di esso. Esso ha un polo nord e un polo sud. E quando i campi magnetici interagiscono, ne risultano delle forze che producono il moto. Il campo magnetico prodotto in un filo quando trasporta una corrente è intensificato quando il filo viene avvolto in spire e quando al centro di queste viene posto del ferro, il campo viene intensificato ancora di più. Il nucleo di ferro concentra le linee di flusso magnetico e produce un elettromagnete, che è di gran lunga più potente di un magnete ordinario. Gli elettromagneti sono anche utili perché possono essere attivati o disattivati. In un'automobile, una chiave accende l'avviamento perché, girando, completa un circuito e manda corrente attraverso una bobina. Il suo campo incrocia il campo di un magnete adiacente e questo si muove chiudendo il circuito che mette in funzione l'avviatore. In Giappone, un treno sperimentale corre sulla ferrovia, spinto avanti da una serie di elettromagneti, i cui poli si respingono come i poli sul treno. Le forze magnetiche sollevano il treno sopra i binari e ne stabiliscono la direzione lungo il suo percorso.
Queste forze elettromagnetiche che muovono il treno producono moto secondo una linea diritta. Questo è il moto lineare. Ma i motori elettrici usano le bobine che trasportano la corrente insieme con i magneti per produrre il moto rotatorio. Le parti più importanti di un motore sono il magnete e una bobina. Di solito il magnete è a forma di U. Siccome i suoi poli sono ravvicinati, esso concentra i suoi campi nello spazio aperto fra essi. Quando una corrente percorre una bobina, questa diventa un elettromagnete. Se i suoi poli nord e sud sono molto vicini agli stessi poli del magnete, una forza tende ad allontanarli, girando la bobina verso i poli opposti del magnete. Ma ora, se invertiamo la direzione della corrente, subito la bobina si riavvicina nuovamente. Questo succede perché invertendo il flusso della corrente si invertono anche i poli nella bobina. Allora i poli uguali si respingono e la bobina si gira. Se questo succede varie volte si forma un movimento rotatorio continuo cambiando continuamente la direzione della corrente nella bobina. Normalmente questo tipo di corrente invertita viene usata nelle abitazioni. Si chiama corrente alternata o AC perché cambia direzione costantemente, compiendo un ciclo di cambi 60 volte ogni secondo. Naturalmente i motori possono funzionare anche sfruttando la corrente diretta, quella che proviene da una batteria. Poi un congegno, il commutatore, fa sì che la corrente si inverta da sola all'interno della bobina e l'effetto è lo stesso. La relazione tra elettricità, magnetismo e moto è così stretta che, date due di queste entità, si produrrà la terza. Per esempio, la forza dell'acqua che cade in una diga o quella del vapore che affluisce in una centrale elettrica faranno girare rapidamente un grosso magnete attraverso una grande bobina di filo metallico in un generatore. Il movimento del magnete produce una forza elettromagnetica nella bobina e una corrente di elettricità passa attraverso il filo. Quindi movimento e magnetismo danno luogo ad elettricità in un generatore, mentre elettricità e magnetismo producono il moto in un motore. Molti motori elettrici funzionano grazie all'elettricità prodotta dai generatori e questi sono responsabili delle enormi quantità di energia elettrica da cui dipende il nostro mondo tecnologico. I generatori che provvedono alla gran parte delle nostre necessità domestiche producono corrente alternata, come questo. Due collettori ad anello sono montati sull'asse intorno a cui ruota la bobina. Essi vengono a contatto con due spazzole di carbonio o rame. Queste li collegano ad un circuito esterno. Appena la bobina ruota attraverso il campo magnetico, una metà si muove verso l'alto, l'altra metà verso il basso. Si produce una corrente in una direzione attraverso il circuito esterno. Se la bobina continua a ruotare, la metà che andava in alto si muove ora verso il basso e viceversa. Questo cambiamento di direzione provoca un'inversione nel flusso della corrente. Questa costante inversione dà luogo alla corrente alternata. I generatori possono essere costruiti anche in modo da produrre corrente diretta, o DC, sostituendo i collettori ad anello con un commutatore come quello usato in un motore. Il commutatore e le spazzole invertono il flusso di corrente proprio come avviene nella bobina. Si ottiene così che la corrente nel circuito esterno si muova in una direzione sempre, anche se nella bobina è alternata. Quando la corrente elettrica lascia una centrale, passa di solito attraverso un apparecchio, un trasformatore, che può aumentare o diminuire la forza che muove una corrente elettrica, il voltaggio. Un trasformatore aumenterà il voltaggio per trasmettere potenza su grandi distanze. Questo è il modo più efficiente per mandare corrente attraverso lunghi fili metallici. Invece, per gli usi domestici o commerciali, i trasformatori abbassano il voltaggio. Molti apparecchi elettrici che adoperiamo funzionano con bassi voltaggi. Un trasformatore cambia il voltaggio della corrente così. Per prima cosa, immaginiamo due bobine di filo metallico. Ognuna è collegata a un circuito diverso, ma entrambe sono avvolte intorno allo stesso nucleo magnetico. Quando una corrente passa attraverso una di esse, crea un campo che magnetizza l'altra. Ma siccome esse condividono lo stesso nucleo, i loro campi sono concentrati insieme e agiscono come uno unico, più grande.
Fino a che passa corrente continua, non accade nient'altro. Ma supponiamo di cambiare improvvisamente la direzione della corrente nella bobina. Ora un impulso di corrente passa attraverso la seconda bobina e intorno al suo circuito. Se la corrente si inverte nuovamente, un altro impulso corre attraverso la seconda bobina, ma in direzione opposta. Nella corrente alternata c'è questa inversione continua. Ma perché? Perché ogni volta che la corrente cambia direzione, i campi magnetici che circondano entrambe le bobine vengono meno e cambiano direzione. Il movimento di questo campo magnetico variabile attraverso la seconda bobina mette gli elettroni in moto in questa. Di nuovo una relazione fra elettricità, magnetismo e moto. Così un trasformatore può passare corrente alternata da un circuito a un altro. Per cambiare anche il voltaggio, esso deve essere avvolto in modo che una bobina abbia più giri dell'altra. Se la seconda ne ha di più, diventa un trasformatore elevatore. Quando la corrente alternata passa nella prima bobina, la corrente che esce dalla seconda avrà un voltaggio maggiore. È stata trasformata. Il voltaggio si può abbassare usando un trasformatore in cui il secondo apparato di bobine abbia meno giri del primo. Trasformatori, generatori e motori dipendono tutti per il loro funzionamento dalle forze elettromagnetiche. Ma queste hanno un effetto molto più grande sul nostro intero pianeta. Il campo magnetico della Terra somiglia molto al campo intorno a un magnete a sbarra. Crediamo che venga generato dal movimento delle correnti elettriche nelle zone più interne della Terra formate da metalli fusi. Qui le temperature sono così elevate che gli atomi di ferro e nickel, che ne costituiscono il nucleo, sono privati degli elettroni e assumono delle cariche che la rotazione della Terra mette in movimento. Le cariche elettriche che passano attraverso il ferro e il nickel fuso possono produrre il campo elettrico terrestre che si estende lontano nello spazio dove agisce sulle particelle cariche generate nel Sole. Anche se il Sole è essenzialmente una grande sfera di gas, queste particelle sono così calde che non sono considerate più come gas, ma come plasma. Flussi di atomi caricati positivamente e di elettroni caricati negativamente. Queste particelle rispondono a un campo magnetico e così, quando arrivano sotto l'influenza di quello terrestre, esse scorrono lungo le sue linee di forza, girando avanti e indietro fra i poli magnetici della Terra. Nelle regioni polari, dove il campo le trattiene più vicine alla Terra, esse eccitano le molecole dell'aria negli strati più alti dell'atmosfera e, con un effetto molto simile a ciò che accade all'interno di un tubo fluorescente, danno origine all'aurora su entrambi i poli, l'aurora boreale e quella australe. Il colore bianco-verdastro deriva dagli atomi di ossigeno che possono anche dar luogo ad una luce rosso acceso qualora il plasma sia di un'energia insolitamente elevata. Gli atomi di azoto aggiungono strie blu e violetto. L'azione dei campi magnetici sulle particelle cariche del plasma ha un'applicazione pratica nella ricerca che sta tentando di controllare il grande calore di una fusione nucleare. Attraverso questa, gli atomi di idrogeno sono trasformati in quelli di elio e si produce l'enorme energia del Sole e delle altre stelle. Alcuni esperimenti per controllare la fusione richiedono un plasma di idrogeno estremamente caldo che deve essere contenuto in uno spazio molto piccolo. Dal momento che il plasma risponde ai campi magnetici, sono stati progettati vari tipi di bottiglie magnetiche che riscaldano il plasma respingendolo continuamente da ogni parte del contenitore. Da questi esperimenti, che riescono a sfruttare le forze che danno al Sole la sua energia, può venir fuori un'altra possibilità di generare grandi quantità di elettricità. E la relazione fra elettricità e magnetismo, ancora una volta, avrà un profondo effetto sul nostro modo di vivere.